Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento di Yo-Kai Watch 4. Nel video di oggi sbloccherò il famigerato rango S. Mi serve il rango S da sbloccarlo assolutamente perché purtroppo ho da fare altre missioni e senza di quello non si possono fare. Quindi per prima cosa dove andiamo? Beh, direi di attivare la missione innanzitutto. Andiamo nello Yo-Kai World a Palazzo di Emma Futuro. Ah, l'hanno ricostruito allora? Perché poi si può andare anche nel palazzo distrutto, ma c'è un altro modo. Ah. Beh, sì. Ah, devo andare a parlare proprio dentro? Ah, boh. Eccoci qua. La missione, io ce l'avrei la versione dove è tradotta questa missione, ma ancora non l'ho messa. E l'ho presa una settimana fa. Me la sono fatta passare apposta per fare i video, ma non l'ho ancora messa. Comunque non è importanza. Non è necessaria ai fini del completamento della missione. Certo, avrei capito qualcosa di più, ma tant'è. Chissà, magari sono solo delle sfide da completare. Bene, siamo già al rango A, quindi non ci sono problemi per arrivare al rango S. Accettiamola. Quindi, vediamo un po' dove ci deve andare Traspec. Sempre nel mondo... Oh, bosco mistico? Ok. Un po' strano. Devo affrontare Baihu. Un'altra volta. Però la forma tigre. Bene, sono arrivato alla fine del bosco. Vediamo un po'. Ah, qua ci sono altri scalzapippe. Allora, altri 100 metri e non finisce più. Ma qua, era così lungo, era, mica mi ricordavo. Wow. Oh, attenzione. Ah, ma sono i due protettori di... Ah, devo affrontarli probabilmente. Ventorio e Antuono. Dai, e quant'è l'ango sto input, su? Sì, sono qui per la missione, certo. Affronterai Ventorio, Kazejin. Quindi vento. A volte si impunta. Questo è Raijin? O forse... Ah no, insieme. Ah, perché non avevo letto Raijin. Ok, va bene. No, amico mio, ora mi diverto con lui. Bomba, entrambi. No, solo... Ok, ok. Bellissimo lui. Ah, che bello. Ma che bello picchiare con lui. Cioè, picchiare gli altri yokai, certo. Oh, guardia Durante, ti sei incazzato? Toh, piedi un po' di magia, va. Che è successo? Oh, oh. Ma come? Che è successo? È morto Shutendoji. Cioè, è morto Shutendoji. È svenuto. No, morto non è morto. Perché l'ha preso in pieno, probabilmente. Oddio. Sono vere in ombra? No, che è successo? Un globo? Ho sentito un globo? No, non mi pare. Kontan! No, Kontan, tu muori qui, Kontan. Stai buona. Cambiamento. Ah, ok. Ah, sono guariti tutti. Vai, mena, conta, mena. Guardala. Che belletta. Aiuto. Arte del tuono. Azzurra, vai, vai. Arigato, prego. Shutendoji, è rotto andare KO, basta, basta, ti levo, sei una pippetta. Norikun, vedi un po' che devi fare. Dai, se metti il brand di nemico. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Non è male questa roba qua, eh. Cioè, non sono punti esperienza, ma almeno. Stop, e te. Ah, andata. Con Kontan, eh. Kontan, voglio ricordare. Bene, bravissima Kontan. Lei più che altro ha l'abilità passiva per far cadere i nemici e prendere le sfere. Io direi che me la sono cavata anche piuttosto bene, a parte Shutendoji che ci ha voluto crepare due volte. Non capisco perché. Ha preso in pieno gli attacchi. E era questa la missione Kaira-sama? Sì, però non basta. Ok. Ah, contro Kaira?
Beh, non è male contro Kyra. Fammi un attimino ricaricare, che sto, guarda come sto a pezzi. Ok, siamo pronti per sfidare Sama. Kyra Sama. Sì, mi è uscito. Dai. Ehi, dai. Boh, facciamo questo e abbiamo fatto anche il rango S. Però Kyra mi pare abbastanza arrabbiato. Io ora vado, ovviamente, con Shuden Doji a picchiarlo di santa ragione. Dai, muoviti, Kyra. Su, che fai? Non ci aspetti? Ci aspetti lì? Bomba. Eh sì, mi levo. Che faccio? Rimango lì a aspettare che arrivi? Non ha capito. Devi preso per scemo. Un po' più vicino la prossima volta, Andrea. Lascia stare Link. Cioè, me. Insomma, hai capito. Ok. Ah, ok. Perdo un po' di salute ogni tanto. Opra, non ho abbastanza. Ora sì, però. Ma perché Shuten Doji? Come cavolo fai a. A parte che ci stava proprio messo male con la vita che scendeva di continuo. Però devi capire che io sono. Cioè, tu devi essere qui. Hai capito? Bene, Jack in aiuto, vai. Ok. Ma Kontan perché qua? Perché Kontan? Capito? Stai buono! Non è servito a niente. Vai un attimino in pausa qua con gli oggetti. Cavolo, semmena Kyra. È un po' arrabbiato, mi sa. Non so per quale ragione, ma lo è. Ma sì, ho ricaricato Link, non c'è problema. Amazon. Ma no! Ma. Kontan, è colpa tua, eh! Ma con Kontan ancora? Ok. L'Energy Globe è andato a quel paese? E beh, ti pareva, ovvio. Sì, vabbè, Kontan, è impossibile giocare con Kontan, dai. Se ci riuscissi sarei un mago. Vai, Dragazzurro. Oh, Dragazzurro non l'ho mai usato, va, chissà com'è. Non è. Presenza eterna. Oh, Call, non lo so, andiamo un po' con Call, va che è meglio. Ok. Oh, grande! Ah, ha preso malissimo! Ho paura che scappasse e non gli facesse niente. Attacco divino non ha fatto nulla. Anche se ora penso che vado con Bruno e faccio Baihu o qualcosa di simile. Andiamo con Bruno, dai, faccio un attacco un po' diverso almeno. Anche se. A parte devo sbloccare Shuka totalmente con. Ah no, c'ho Katie. Con Shuka dovrei ancora sbloccare la vera Shuka. C'è una missione apposta per sbloccare la vera Shuka. Ok, facciamo cambio. Ancora. Ah no, non posso ancora farlo. Ok. E stai buona, Katie, da parte niente. Ancora no. Ok, ora sì. Dunque, Katie, mettiamo Link che fa la special. Buono. Boia, che dolore. Ok, oggetti e ricarichiamo. Però gli altri si sono messi un po' male pure, eh. Ok. Dai, andiamo. Poi dopo ricarichiamo al limite. Ma sto da solo? Che cavolo? Ma scusami. Sì, non l'ho preso praticamente.
Ah, ha finito già. Che sega. Una sola, insomma. Oh, Yameni! E dai! Eccolo lì. Vabbè, allora niente. Un attacco. Bruno, ci sei quasi, Bruno? Resisti ancora un po', dai. Abbiate questa, Kaira. Sì, che botta, ma pare che ci abbia preso solo io qui. Ok, ora. Un altro oggetto. È andato comunque. Quindi non. Ah no, invece sì, serviva. Non è andato. Che cavolo fai? Non l'ho usato, quindi posso urlarlo. Ok. Se facessi così, ho ricaricato. Facciamo una ricurva. Andiamo su del doji. E a posto. Ah, ma questi qui dei punti esperienza questi, oh. Questi bisogna prenderli, è importante. Dov'è? Sto. Oh, e che cos'è? Andato. Mamma mia, ragazzi. È cattivissimo. Ok che ci voleva il livello 50 e quindi era meglio. Che sta a fare quello là, drago azzurro? Ok che ci voleva il livello 50. Sono un po' sottolivellato per la missione, ma tutto sommato non mi sembrava così tosta. Dopo tutto, anzi pensavo andasse peggio. Quindi alla fine. Tu te la ridi, io piango fra un po'. Kaira, abbiamo superato quindi la prova per il rango Watch? Yokatta, meno male. Poi ci sarebbe la missione anche per loro due, credo. Non ne sono sicuro. Poi vedrò ovviamente, anche perché su Instagram ho pubblicato un post su come faccio le missioni, su come le risolvo. E allora è andata? No, non ancora. Cos'altro c'è da fare? Ah, certo, tornare a Yokai World, ovvio. Cioè, devo tornare a. Dammelo qui direttamente, cos'è? Hai a palazzo e hai lasciato lo stemma della S, l'adesivo con scritto S che me lo devi mettere a palazzo, dai. Te lo potevi portare dietro. Ah, però dici, sai, con la battaglia si stropicciava. No, non si stropicciava. Siete yokai, potete far apparire le cose dal nulla, fai apparire anche gli adesivi dal nulla, no? E dai. Posto, ho fatto, sono qui, ciao. Bene, detettivi yokai, vi conferisco il rango più alto dello Yokai Watch, rango S. Però in Yokai Watch Puni Puni avrete anche SS, Triple S, Z, Doppia Z e Triple Z, fra un po' metteranno pure qualcos'altro. Perché se li sono finite le lettere. Ok, siamo molto contenti di questo nuovo rango. Così possiamo fare altre missioni che richiedono il rango S. Assolutamentissimamente da fare. Tipo quella per Kyubi Oscuro. Eccola qua. Ottimo lavoro. 3000 punti così regalati. Buono, mi piace a tutto. Avversi e moneta speciale. Oh, questa è buona. Allora. Per Emma lì che c'è la missione, la faremo in un altro momento. Una fiamma perpetua. Sappiamo già di chi si tratta. Ma la vedremo un'altra volta. Avrei anche altre missioni da fare. Inseguimento al massimo, l'apprendista e i re moderni. Potere celeste, wow! Bene, allora. Beh, direi che allora possiamo anche fermarci qui perché la prossima missione tratterà quella di Kyubi e Kyubi Oscuro. Kyubi non ci vuole molto. Semplicemente parlando, gli è fatta. Mentre quella per Kyubi Oscuro è un po' diversa. Ad ogni modo, io con una faccia tutta rossa vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione trovate tutti quanti i link utili. E noi ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Bye bye.